4 di maggio. Oggi parliamo della reliquia più insigne della cristianità, della Sacra Sindone. Non tutti sanno che c'è una festa liturgica propria della Sacra Sindone, che è il lenzuolo, in greco sindon vuol dire lenzuolo, che avvolse il sacro corpo di Gesù e quindi è la reliquia per contatto più importante della cristianità, della storia della Chiesa, anche perché si tratta di una reliquia alquanto misteriosa. Nessuno ancora è riuscito a spiegare come si sia formata ed è testimone muta questa reliquia fatta da un telo di lino cucito a spina di pesce si dice, fatto lungo 4,42 centimetri per 1,34 m. È testimone muta del mistero della Pasqua, perché c'è impresso in modo misterioso il volto, il corpo martoriato di un uomo, detto genericamente dagli studiosi, dai sindonologi, l'uomo della Sindone, il quale si vede che ha subito il supplizio della croce, così come è descritto nei quattro Vangeli. Quindi la flagellazione, la coronazione di spine, alcune cadute che tra l'altro hanno rotto il setto nasale, tumefazioni, e poi, come ci dice solo il quarto Vangelo, il suo costato è stato aperto, e gli studiosi spiegano che dal suo costato è uscito sangue e liquido sieroso, quel sangue e acqua di cui parla appunto il quarto evangelista Giovanni. Tuttavia, ecco, se ci sono tracce organiche su questa reliquia, per esempio c'è vero sangue, ci sono veri liquidi organici, e quindi si può dire chiaramente che un corpo umano è stato avvolto in questa reliquia, i contorni dell'immagine nessuno studioso è riuscito non solo a riprodurli, ma anche a capire come si siano formati. Non c'è pigmento nella immagine, perché è come se un raggio di una energia misteriosa avesse cambiato il colore delle fibre che compongono il telo. E questo vuol dire per alcuni che anche la risurrezione ha lasciato la sua impronta su questo tessuto misterioso. Tra l'altro, le indagini al carbonio 14 che furono fatte nel lontano, oramai 1988, hanno tutte le loro discordanze con la realtà del manufatto, della reliquia stessa, dell'oggetto, potremmo dire. Perché? Perché sono stati trovati pollini più antichi al periodo in cui viene collocata col carbonio 14 la fattura di questo tessuto, quindi pollini appartenenti alla Terra Santa, alla Siria, all'Asia Minore, allo stretto dei Dardanelli, appunto al Bosforo, e poi alla Francia. Non solo, ma se fosse stata realmente intessuta e costruita di sana pianta come un falso, ecco, questa reliquia nel Medioevo, bisogna subito dire che questo è in discordanza con le conoscenze che gli uomini e le donne del Medioevo avevano della Passione, perché si vede ad esempio che la coronazione di spine nel Medioevo, così come era conosciuta, era una vera e propria corona.
quasi una ghirlanda, no? Che attorcigliava la testa nelle immagini, nelle iconografie del Medioevo. Invece l'uomo della Sindone ha subito una coronazione di spine, e la corona di spine, come la chiamiamo noi, in realtà era un casco, ma questo i medievali non lo sapevano. Così come i medievali sapevano, come ancora nelle rappresentazioni adesso della croce, che i chiodi erano nel palmo della mano, in realtà i chiodi erano al polso, perché sennò le mani non avrebbero potuto sostenere il peso di tutto il corpo. E questo che cosa vuol dire? Che ancora una volta la realtà si impone, perché nella Sindone i chiodi hanno lasciato i segni sui polsi delle mani e non nelle palme delle mani. Allora noi siamo portati a concludere, data la perfetta sovrapposizione tra l'uomo della Sindone e il Cristo crocifisso e risorto, come descritto dai Vangeli e dalla tradizione, che la Sindone è autentica, perché un falsario non avrebbe mai potuto innanzitutto uccidere un uomo e ridurlo in quella fattura, un uomo così alto anche per la media dell'epoca. Non solo, ma non avrebbe potuto avere i mezzi tecnici e scientifici per pitturare, ecco, questo telo che fu raccolto dagli apostoli, fino al 944 fu conservato, ripiegato a Edessa, una città della Siria, poi arrivò a Costantinopoli e nel 1204, durante la Quarta Crociata, il telo fu portato in Francia e lì per vie trasverse arrivò ai duchi di Savoia, che poi divennero a suo tempo re d'Italia, e quindi adesso è a Torino. Infatti l'ultimo re d'Italia donò la Sindone al Papa, ma la Sindone è custodita a Torino. Cristo Signore, aiuta a riconoscere il tuo volto nella Sindone e nei popoli, il tuo volto sfigurato e glorioso. Amen.